Ciao, sono Padorac, in questo video tutorial andremo a vedere come personalizzare il tema di Google Chrome. Qualcuno di voi me l'ha chiesto nei commenti, per cui ho pensato che sarebbe stato meglio realizzare un video tutorial. Allora, come vedete, in questo tutorial andremo ad utilizzare un tool molto utile. Andremo a usare il sito Team Beta, nello specifico Team Creator. Comunque, questo è il sito, abbiamo la possibilità anche di aggiungere skin di altri utenti. Abbiamo anche dopo noi la possibilità di caricare la nostra skin in modo tale che altri lo possano scaricare. Clicchiamo Team Creator e come vedete qui abbiamo le nostre prime impostazioni. Queste impostazioni sono otto basi. Possiamo inserire il nostro nome al tema, abbiamo la possibilità di caricare un'immagine e addirittura generare un colore in base allo sfondo. Come vedete, sopra già personalizzato. Questo è un'anteprima di quello che andremo poi a vedere scaricando il tema. Qui abbiamo la possibilità di dire come deve essere posizionato la nostra immagine di sfondo che abbiamo inserito su Chrome. Per esempio, se vogliamo solo in parte che riempie la parte bianca oppure completamente. Poi abbiamo la possibilità di fare in modo che si ripeta o meno, eccetera, eccetera. Cliccando Pack install, automaticamente ci scaricherà un file che successivamente ci dirà: vuoi aggiungere questo tema? Sì, no, e avremo la nostra skin personalizzata. Diciamo, queste sono impostazioni semplici per realizzare subito una skin. Adesso vi faccio vedere. Come vedete, ha personalizzato il colore come nell'anteprima e poi ho la mia bella immagine dietro. Ma diciamo, questa è un'impostazione molto base. Andando in image, abbiamo la possibilità di personalizzare ancora di più il nostro Chrome. Qui abbiamo la possibilità di inserire lo sfondo come abbiamo fatto all'inizio. Come vedete, dice già caricato. Possiamo aggiungerci un colore, eccetera, eccetera. Comunque, possiamo anche personalizzare la parte superiore del nostro Chrome a toolbar, eccetera, eccetera, applicando un'immagine o un colore. Come vedete, il colore non è un codice strano. Sì, potete, se conoscete il codice potete aggiungerlo, ma comunque se non lo conoscete potete tranquillamente selezionarlo. Si tratta di un codice RGB, se non sbaglio. Poi abbiamo la possibilità di addirittura di aggiungere un attributo, cioè più che altro un logo che dice chi è stato a realizzare la skin. Per esempio, se siete un'azienda, una scuola o un canale YouTube, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la possibilità di aggiungere anche un'immagine in alto a sinistra. Diciamo, sono tante le impostazioni. Per non parlare anche del colore, per esempio, lo status, eccetera, eccetera. Comunque, sono impostazioni che man mano possiamo noi stessi vedere e applicare. Poi qui in andando in pack possiamo dire: guarda, voglio scaricare il pack e installarlo, o semplicemente scaricarlo ma non installarlo, e poi anche di scaricarlo ma come formato zip, in modo tale che dopo lo diffondiamo a un nostro amico e successivamente lui se lo installa come vuole. Qui comunque abbiamo la possibilità anche di accedere a skin. Per esempio, se abbiamo già realizzata una, la carichiamo in modo tale che la miglioriamo o la perfezioniamo. Oppure abbiamo la possibilità di personalizzarlo creandone uno nuovo, cancellarlo, eccetera, eccetera. Diciamo, è uno strumento molto utile per realizzare skin personalizzate. Io vi lascerò il link in descrizione, spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Poi, se un giorno volessimo tornare alla skin precedente, basta che andiamo nelle impostazioni di Google Chrome e in aspetto selezioniamo reimposta tema predefinito. In questo modo abbiamo la nostra skin come quando abbiamo installato il nostro Chrome per la prima volta. Io vi lascerò il link in descrizione. Spero che il video tutorial vi sia piaciuto. Se volete, lasciate un bel like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Ricordo che potete seguirmi su Facebook, Google Plus e Twitter. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial.